Allora, benvenuti a tutti ragazzi e ragazze a questa nuova puntata di Una pezza di cannullo. Siamo in diretta e niente, volevamo iniziare subito questo programma con un quiz da casa e volevamo chiedervi secondo voi di cosa parleremo in questa puntata. Abbiamo tre opzioni: parleremo secondo voi del racconto della società da parte di Vinti, parleremo del racconto della vita violenta oppure del racconto delle ferite profonde della storia. Abbiamo con noi in collegamento Alberto, mi dicono dalla regia? No? Non ci sta guardando nessuno. Bene, non abbiamo nessuno in collegamento, mi rispondo da solo. Parleremo oggi della vita violenta, un argomento triste come tutti sappiamo, però dobbiamo analizzarlo. Analizzeremo quindi tre diversi autori, analizzeremo le loro differenze e analogie che riscontriamo. I tre autori principali che analizzeremo sono quindi Verga, Pasolini e Saviano. Che cosa hanno in comune questi tre autori? Hanno in comune il fatto che utilizzano tutti il romanzo, che è il principale strumento di rappresentazione della realtà, cioè è un veicolo per denunciare le ingiustizie, gli aspetti critici che affliggono l'intera società. E per introdurci meglio all'argomento, presentiamo il nostro primo ospite di questa puntata. Stanchina Valentina nasce a Palermo nel 1852 ed è l'unica figlia del boss mafioso Don Vito Corleone. A soli 15 anni si trasferisce a Milano perché non vuole vivere una vita da malavitosa. Trova lavoro subito come cameriera in un'osteria. Ed è proprio lì che incontrerà il suo futuro amante, Giovanni Verga, che però la mollerà all'altare dopo 8 anni di relazione a causa del suo cattivo odore. Ah, che viziatino il giovane Verga, non cambia mai. E questa era Valentina. Una particolarità di questo intervento, di questo nostro ospite, è il fatto che lei è morta nel 1920 e grazie al 5G di Vodafone, che ringraziamo, il nostro sponsor principale, è con noi in collegamento straordinario. Valentina, salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E come abbiamo visto dalla presentazione, Valentina è una grandissima fan di Verga e vuole introdurci Verga e secondo lei qual è la sua opera fondamentale oppure quella che le piace di più, come vuole, prego. Di sicuro Rosso Malpelo, e lo dico non perché lo pensi veramente, ma bensì perché sono stata costretta dalla redazione. Ah, bene. Comunque, secondo lei, come si può collocare questa novella di Rosso Malpelo? Allora, Verga prende ispirazione da una famosa inchiesta politica di due deputati nazionali, Franchetti e Sonnino, dove tratteranno dello sfruttamento minorile nelle miniere di zolfo. E cosa racconta brevemente questa storia, sempre se vuole raccontarlo, grazie ai nostri ospiti. Sì, nella novella è narrata la vicenda di un povero ragazzo emarginato da tutti che lavora come cavatore con il suo amico Ranocchio per mantenere la famiglia. Il racconto si conclude tragicamente con la morte di Ranocchio e la spedizione volontaria di Rosso Malpelo all'interno di una vena della cava ancora inesplorata, dalla quale non farà più ritorno. Ma una curiosità, visto che i nostri telespettatori ci hanno riempito di domande, ma Verga, secondo lei, era vegano? Cosa sarebbe? Non so se c'era nel 1920, comunque andiamo avanti. Quali sono, secondo lei, gli aspetti fondamentali di questa opera? Cioè, ce li vuole illustrare brevemente, visto che abbiamo poco tempo? Sì, sono fondamentalmente tre. In primo luogo, la volontà di raccontare, come si può evincere dall'ispirazione da dove prende ispirazione la novella. In secondo luogo, la presenza di un narratore popolare, il quale, a causa dei pregiudizi sul suo colore di capelli, descrive Malpelo come un ragazzo selvaggio e diabolico. Tutto ciò ha come conseguenza lo straniamento, ovvero il far apparire normale tutto ciò che in realtà non lo è. Infine, Rosso Malpelo può essere considerato un outcast, dal momento che non ha un nome proprio ed è emarginato e maltrattato da tutti coloro che gli stanno intorno. Bene, grazie mille per il suo puntuale intervento. Adesso introduciamo il nostro secondo ospite, Mario Cozzarino. E per chi non lo conoscesse, abbiamo preparato un video di presentazione a cura di Martin Scorsese, prego. Manuel Cozzolino nasce a Napoli il 2 febbraio 1986. Esordisce al cinema nel 2013 con la serie Il clan dei camorristi e nel 2014 raggiunge il successo interpretando il ruolo di Gennaro Savastano in Suburra. Ma tutto questo non è importante, perché
perché Manuel è in realtà un astruso mendace creato dal governo per riuscire a controllare le menti delle persone grazie al suo lato magnetico. Quindi attenzione, mai fidarsi del prossimo. Un abbraccio. E questo era Salvatore. Salvatore, prego. Buongiorno a tutti. Con lei buongiorno anche a lei. Volevo introdurre con il nostro secondo topic di questa giornata, cioè il romanzo Ragazzi di Vita di Pierpaolo Pasolini. Lo introduco brevemente, allora. Questo romanzo non ha una vera storia vera e propria, ma è bensì un insieme di 8 quadri narrativi, di 8 storie che raccontano un gruppo di adolescenti e in particolare raccontano le storie di Riccetto, ma le raccontano in un modo documentaristico e riescono a rappresentare bene in modo oggettivo, brutale, questo ambiente primitivo in cui vivono, cioè l'ambiente delle borgate romane. Prendiamo come riferimento di quest'opera l'Incipit, il primo degli 8 romanzi, delle 8 storie che sono narrate. Nell'Incipit possiamo affermare con certezza che Riccetto praticamente si sveglia la mattina, va alla chiesa per essere cresimato e alla fine della cerimonia abbandona la chiesa, si dirige verso casa, ma incontra un gruppo di persone e stavano andando alla fabbrica abbandonata di Ferro Bedò e quindi decise di andare anche lui. Ruba in quantità abbastanza proficua chiodi, fili metallici, ma non ne si accontenta, cerca di rubare anche un cavallo, ma viene cacciato da soldati tedeschi. E in questo incipit possiamo ritrovare alcuni aspetti fondamentali. Uno di questi è costituito dal Ferro Bedò, che è praticamente scisso tra realtà e simbolo, ossia è scisso tra la rappresentazione della realtà, dell'ambiente primitivo, desolato e umile delle borgate, ma è anche il simbolo del caos e dell'anarchia che regna nell'Italia post del dopoguerra. E vuole aggiungere qualcosa, Salvatore? In realtà no. Anzi, sì, sto scherzando. E mi ricordo vagamente quello delle borgate, perché si rispecchiava in una realtà vera e autentica e si discosta particolarmente l'esigenza di cui faceva parte. E un altro aspetto fondamentale è la varietà delle lingue di Pasolini, e nel passo letto ci vi sono tipologie di lingue. In dialetto romanesco, che rispetta il popolo del borgate, e utilizza due registri, il registro popolare, medio, e un registro colto e ricercato. Ma guarda, Salvatore, ti sei dimenticato anche la denuncia sociale e la visione istintiva. La prima viene rappresentata dall'autore in maniera cruda, sotto gli occhi di chi non ne voleva sapere niente, ovvero la borghesia, e la seconda il narratore la espone mettendo in risalto la voglia di vivere del gruppo di amici di Riccetto. Bene ragazzi, grazie mille ai nostri due ospiti e introduciamo ora al nostro ultimo libro o ultimo romanzo che tratteremo oggi, cioè Gomorra. Gomorra è un'opera di Roberto Saviano ed è pubblicata nel 2006 e appartiene a, possiamo collocarla nel genere della non fiction novel. Ecco, visto che lei, Manuel, era un ex boss mafioso, ci vuole spiegare meglio Gomorra e anche perché appartiene a questo genere? Sì, ovviamente essendo del mestiere, Gomorra per me è pane quotidiano da raccontare. E Detto Tu appartiene al genere della non fiction novel, poiché racconta una storia vera, una storia realmente accaduta, però sotto forma di un'inchiesta giornalistica. E inoltre Gomorra racconta del mondo criminale della camorra, della mafia napoletana. E però in particolare Saviano si basa sul particolare, ovvero sul sistema, racconta del sistema. E il sistema, come scritto da Saviano, mio caro amico e collega, è in realtà una nuova forma di imprenditorialità borghese. Perché i camorristi sono politici, colletti bianchi e imprenditori. E Saviano dice anche che al vertice del... Stavo per introdurre a capo, al vertice del sistema, vi è il boss che col tempo è diventato una figura di riferimento per i giovani del tema
e il boss viene definito da Saviano come un samurai liberista, poiché è disposto a morire pur di difendere i propri ideali. Ma chi è che fa parte di questo sistema? Cioè, ci puoi spiegare meglio perché i giovani fanno sempre più parte della camorra campata? Sì, in particolare nel capitolo 4 di Gomorra, Saviano ci introduce i giovani del sistema. E i giovani del sistema sono ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni e provengono prevalentemente dalle province degradate di Napoli. E la maggior parte sono imparentati, filiati, ai tempi avevo conoscenze e mio zio mi ha fatto interno, zio Ciro. Bene, grazie mille al nostro intervento. Allora, definito Saviano come la nuova forza del... Grazie mille al nostro intervento di Salvatore. Ora introduciamo meglio questi gli aspetti fondamentali di queste tre opere e possiamo riscontrare alcune analogie e differenze. Come analogie possiamo riscontrare quella principale, è il fatto di come viene raccontata la realtà, e la realtà in questi tre romanzi viene raccontata, anche se Rosso Malpiano non è proprio un romanzo, è più una novella. Ma in queste opere la realtà viene raccontata attraverso l'oggettività, attraverso il racconto in maniera impersonale, e quindi in maniera schietta, in maniera diretta, anche attraverso l'utilizzo di un narratore popolare che condivide gli stessi valori dei personaggi raccontati. E, Valentina, secondo lei, perché queste opere vengono scritte? Cioè, qual è il loro scopo ultimo? Lo scopo di queste opere è la denuncia sociale, ovvero la volontà dell'autore di far conoscere al pubblico borghese le condizioni di vita degradanti delle classi operai e denunciarle. Invece, per quanto riguarda la realtà, Inoltre un'altra analogia è data dalla realtà rappresentata, poiché tutti e tre gli autori raccontano di una realtà dal basso, ovvero dalla prospettiva degli umili e dei ceti più bassi della società. Invece passiamo per quanto riguarda le differenze tra queste opere. Come prima differenza, tra Verga e la narrativa del secondo 800 la facciamo raccontare meglio alla nostra ospite Valentina, visto che conosce molto bene Verga. Sì, per descrivere la differenza tra il verismo di Verga e la letteratura del secondo 800 prendiamo come punto di riferimento il naturalismo. Infatti, mentre il verismo ha lo scopo di osservare e raccontare, ponendo al centro delle sue opere il mondo arretrato e utilizzando un atteggiamento fortemente pessimista, il naturalismo vuole denunciare le condizioni di vita della classe operaia, mettendole in primo piano nelle sue opere, assumendo un atteggiamento di fiducia nel cambiamento sociale. Bene, grazie mille all'intervento di Valentina. E invece per quanto riguarda Pasolini possiamo riscontrare alcune differenze. La prima è data dal fatto che Pasolini non rimane sempre obiettivo nelle sue opere rispetto a come scrive Verga, cioè nelle opere di Pasolini possiamo riscontrare anche il suo punto di vista, cioè lui ama la brutalità del mondo che rappresenta, ama il mondo delle sottoborgate, e quindi questa visione, questo punto di vista lo riscontriamo anche nelle sue opere. Inoltre non trasmette una visione del popolo come portatore di valori buoni e genuini, come invece accade nel neorealismo. Anzi, i suoi personaggi hanno caratteristiche non propriamente positive. Infatti quelle principali che possiamo riscontrare sono la indifferenza nei confronti della realtà o della violenza, oppure la moralità. Invece per quanto riguarda Saviano e quindi Gomorra, Salvatore, cosa possiamo riscontrare come differenza rispetto a Verga e Pasolini? Sì, è stato Saviano stesso a confessarmi la differenza principale che lo distingue dai suoi predecessori ed è costituita da Leo Narrante. Infatti Saviano utilizza Leo Narrante, che è suo alter ego, e questo narrante lo rende col tempo scrittore e testimone. Infatti Saviano, per tutto l'arco della vicenda, è partecipe alla storia, è come se fosse all'interno. Bene, grazie mille ancora ai nostri ospiti. E siamo giunti al termine di questa puntata di Una pezza di Canullo e volevamo ringraziare i nostri telespettatori, vorremmo ringraziare i nostri due ospiti che sono intervenuti, Salvatore Sporrito e Stanchina Valentina, e ringraziamo ancora la RAI per averci dato questa possibilità. Grazie mille e andate in pace.